uno spazio dove l'arte prende vita per accrescere la cultura della città di Perugia. La Galleria Artemisia, dove ci troviamo oggi, è uno spazio culturale che dà la possibilità a giovani leve e promettenti di esporre i propri quadri. In questi anni le mura della Galleria Artemisia hanno visto nomi importanti come quello di Gerardo Dottori, Alberto Burri, Lucio Fontana, artisti di fama internazionale che hanno dato lustro allo spazio espositivo. Ad oggi la Galleria continua ad essere un punto di riferimento per l'arte e la cultura di Perugia, portando avanti numerose iniziative culturali e artistiche. Una galleria d'arte nel cuore di Perugia, come nasce l'idea di aprire questo spazio artistico e culturale? È stata sempre una mia passione l'arte, e da quando ero ragazzino, che i tempi liberi invece di andare a giocare a golf o fare altre cose, io mi ritiravo a dipingere, quindi... E il mio sogno era di poter dare alla città di Perugia uno spazio culturale per poter definire e dar prova di far vedere gli artisti emergenti, di far realizzare mostre importanti anche con artisti contemporanei e così far usufruire a tutti i cittadini questo spazio come momento di relax, di diversivo, invece di recarsi in un altro posto, ma trovare il tempo di passare a vedere presso questa galleria cosa c'era di nuovo per sensibilizzare l'animo, visto e considerato che oggi gli animi poco si tenta a sensibilizzarli. Che tipologia di artista ospita la galleria? La galleria ha dato sempre spazio ad artisti giovani, ma soprattutto artisti importanti. In questo momento abbiamo cambiato un pochino orientamento, era l'orientamento con il quale avevamo iniziato, artisti importanti, dar la dimostrazione che anche a Perugia sono passati maestri contemporanei del Novecento che hanno lasciato la loro impronta presso questa galleria. Naturalmente questo è tutto molto oneroso per me fare questo lavoro, ma io, siccome nell'arte ci ho sempre creduto e l'ho considerata come una missione, io invece di cambiarmi una macchina, quello che deprezza la macchina le spendo nella galleria per poter dare questo spazio alla città di Perugia che io amo tanto. Oggi la galleria quale artista ospita? Oggi ospita, come abbiamo fatto altre volte, dei meeting estremamente importanti, oggi ospita un artista, non è un artista questo è un artista, in modo di dire, perché ama le cose belle, però questo è un collezionista, forse uno dei più strani collezionisti che noi potremmo avere su Perugia, Angelo Valentini, che ha portato, che nella vita ha fatto altro di raccogliere, dalle puntine dei giradischi alle scatole dei biscotti, alle bottiglie del profumo, addirittura delle bottiglie di Mouton Rothschild francese realizzate dai più grandi maestri contemporanei, Picasso, Andy Warhol, e che faremo qui nel prossimo. Quindi lui portate in questa galleria alcuni pezzi della sua collezione. Cominciamo a vedere qui con dei Ligabue, poi i maestri contemporanei del Novecento, una serie di macchine da caffè, una serie di latte particolari, di biscotti, di prodotti vari che rappresentano nei loro dipinti eventi storici che hanno costituito un movimento in Italia, l'incontro a Yalta, la guerra. In queste latte sono rappresentate eventi che hanno caratterizzato la nostra epoca. E quindi lui ha raccolto tutte queste latte. Ha i tre moschettieri del feroce Aladino di La Perugina, ha tutta una serie di problemi, una serie di distintivi più strani che rappresentano, capito? Quindi è una cosa. E poi ha soprattutto una collezione magnifica di orologi, che poi voi vedrete lì, orologi di valore immenso che sono stati raccolti da lui e che quindi nella bacheca potrete ammirare. Quindi è una cosa bellissima che i cittadini dovrebbero, purtroppo sta finendo la mostra che è durata quasi 2 mesi, che voi dovreste tutti i cittadini venire a ammirare la perseveranza con la quale questa persona ha raccolto questa roba e ha saputo farne tesoro, e adesso noi, il tesoro nostro è che questa persona li metta a nostra disposizione per poterli vedere.
c'è una lettera di D'Annunzio lì, c'è una, quindi sono molte cose importanti. Non solo quadri, ma quindi abbiamo detto reperti storici e cimeli. Come avviene la selezione dell'artista da ospitare all'interno della Galleria Artemisia? Naturalmente controlliamo i lavori adesso in avanti, perché la galleria questa io credo che sia l'unica rimasta a Perugia, perlomeno fino adesso. Stanno sorgendo altre gallerie, ma sicuramente non mi vanto di dire, ma la galleria più importante che in questo momento è sulla città. Noi adesso selezioniamo adesso in avanti gli artisti, continuiamo, vediamo le opere e poi diamo a loro, a questa galleria, diamo lo spazio affinché loro possano esporre. Noi siamo qui, facciamo le spese e loro espongono, punto e basta. Poi vedremo. Fino a che ce la facciamo andiamo avanti così, poi si vedrà.